Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Detto questo, Vittorio, ti voglio dire una cosa io, perché ieri ho letto un tuo bellissimo pezzo su Maria Giovanna Maglie, perché stamattina c'è il funerale di Maria Giovanna, a cui né io né te abbiamo potuto partecipare, ma insomma tutti e due ci siamo col cuore. Bella la cosa. Tu hai scritto cose molto belle su Maria Giovanna, devo dire. Hai fatto un finale, per me Maria Giovanna era come la luce all'alba, quando vedi tutto nitidissimo e non ti vede nessuno. Adesso è entrata nella notte per renderla più chiara. E effettivamente, avendola avuta come mia ospite molto spesso, posso dire che Maria Giovanna era una donna controcorrente, una donna divisiva, una donna che non aveva mai paura delle sue idee, era coraggiosa e aveva una qualità, secondo me, un'intelligenza abbastanza straordinaria, per cui oggi anche gli avversari, quelli che l'hanno avversata e criticata, tutti ammettono il suo valore di intellettuale ma anche di combattente e coraggiosa. Per cui oggi la voglio ricordare insieme a voi, perché era una persona molto speciale, era una persona molto buona peraltro, con un grande altruismo, e oggi lei farebbe una battuta sul suo funerale e si rimetterebbe il rossetto come faceva nella pausa pubblicitaria quando era qui con me. E quindi io le auguro buon viaggio e le dico che ci mancherà. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Vittorio. No, vorrei aggiungere che certamente la sua posizione è scomoda, è stata comunista, poi è stata socialista, poi quando è arrivato il governo giallo-verde mi pare, quello di Maio e la Lega, lei era convinta che le avrebbero dato lo spazio che un tempo fu di Biagi, invece nonostante che lei fosse ogni volta dalla parte anche dei 5 Stelle, questi non l'hanno voluta, è rimasta malissimo, io gliel'avevo spiegato cosa si poteva evitare di Maio e degli altri, però la sua posizione era originale perché tutto l'antitrampismo, io una volta con lei in televisione dissi che era trampiano anche il nostro amico Farinetti, nel senso che essere contro Trump è stato facile, ma all'inizio la sua vittoria era così clamorosa che ci voleva coraggio per dire stiamo dalla sua parte, per cui era su posizioni non ideologiche ma di valutazione sociologica della realtà. E mi ha colpito il fatto che ieri avevo due giornali, il mio dove è uscito l'articolo che hai ricordato e la Repubblica, nella Repubblica non c'era neanche un trafiletto, io non so se un giornale si può permettere di non dichiarare la sua anche avversità per una nemica, che è stata nemica evidentemente, ma ricordare che è morta, quindi l'ho trovato singolare, poi tu dici che l'hanno ricordata, mi fa piacere, io non ho avuto modo di vedere altri giornali, penso mi divertiva, vedo che non l'hai